This is Radio Radio by Night Roma. 104.5, the voice of your night. Real Roman nightlife radio. Every night at midnight. This is it. So get ready, it's the voice of your night. We keep it steady, 1 hour long with a couple of songs. More information than any other station. When in Rome, turn it on. 104.5, it's live. Tonight's your night, so do it right. Real talk radio at midnight. Senti? Pronto? Gianluca, Fabio. Pronto? Gianlu? Sì? Fabio, che stai a dormire? Oh, dimmi. Senti Gianlu, una cortesia, io c'ho un problema per venerdì, perché praticamente 250 persone fanno tutte quante la carta. Ah. E quindi non so, Lorenzo, io non so se ce la fa, diciamo, a seguire un po' tutto quanto. Ho capito. E vabbè, gliel'hai detto? Io ho detto, mo adesso vediamo come farglielo capire, magari lo spostiamo giù a New York. Mi senti? Sì, mo sì. Ecco, dico, magari lo spostiamo giù a New York e vediamo insomma come fa. Te metti qua. Va bene. Va bene, senti, una cortesia. 24 ore di seguito. Una cortesia. Poi vabbè, te devi prolungare perché andrà parecchio oltre la serata, Quindi almeno fino all'una, alle due, alle tre forse. Vabbè, senti, poi vediamo. Una cortesia, non è un problema. Perché con Fabrizio mo c'è stata un'altra persona qua che te volevo un attimo passare. Perché praticamente dobbiamo fare un menù particolare per loro, sono 60 persone. E te volevo un attimo passare perché la vedi te, cioè quello che vogliono e tutto. Ho capito. Devo passare un secondo, Sì. Oh, sì, buonasera, signor Gianluca. Oh. Buonasera. Buonasera, salve. Mi perdoni, sono Ciao. Il capogruppo delle 60 persone. Sì. Niente, stavo parlando qui con Fabio. Sì. Volevo un po' di delucidazioni per quanto riguardava il menù, perché sa, noi erano 60 persone a cui ci teniamo particolarmente, poi daranno visibilità anche al locale, Fabio lo sa. E sì. Volevamo un menù un po' particolare, del tipo mari e monti, ovvero volevamo antipasto che coinvolgeva sia cose di montagna che il pesce, e idem per i primi, i secondi. Pensa che è un problema, non lo so. No, non è un problema. Vabbè, ci dobbiamo un attimino organizzare per questa cosa. All'incirca un menù così, messo così, quello che può pensare lei così al volo su due piedi. Ah, possiamo fare antipastini vari di. No, aspetta, mi perdoni, antipastini no, perché è gente che mangia, quindi cioè nel senso. Qualcosa di sostanzioso e qualitativo. Sostanzioso. Sì, no, abbiamo parlato con Fabio apposta di questo, Ah, ho capito. Vabbè, al di passo di montagna varia, con bufala, con ricottine, con prosciutto. No, bufala no, volgare, bufala no. Magari un triste di formaggi, pure un poker, o un fulli. Sì, anche di formaggi, esatto. Vabbè, prosciutto sì, no. Sì, prosciutto, magari un prosciutto buono, non quello lì. Sì, un Parma o un King. Ok, no, perfetto. Noi usiamo solo quelli là nel locale, insomma. Il prosciutto è abbastanza. Se no, presumo sia meglio il patanera per l'occasione. Il patanera? Sì, anche. Ok, no, diciamo anche solo, quindi partiamo con formaggi magari un po' particolari, il patanera, e poi. Lo paga lei? E poi facciamo di mare, o insalata di polpo, o insalata di mare, o carpacci, non lo so, questo no. Per quanto riguardava i primi? I primi, possiamo fare lo scoglio, oppure... No, senza scoglio.
cosa? La senza sabbia. Scoglio. La sabbia. Ci sono pure delle farfalle con tartufo e gamberoni imperiali. Oppure risotti, io non lo so, questo. Ok. No, senta una cosa, stavamo parlando con Fabio, pensavamo noi, nel senso di regolarizzare il suo lavoro, lo regolarizzeravamo noi. E sì. Naturalmente noi, cioè nel senso col fatto che ci sarà molta visibilità, se per lei va bene, pensavamo paghiamo in donne, a una in cosa, donne. Sì, diciamo una cosa un po'. Paghiamo in donne. Diciamo iniziare a collaborare insieme, Fabio, penso presumo sei d'accordo, poi lo ripasso. Paghiamo in donne. E poi dal prossimo sì, evento, dal prossimo evento percepirà anche il suo, se non di più. Sì. Va bene. Vabbè, ma... Sì, vabbè, parlare un attimo con Fabio, non lo so, io devo un attimino incontrarla, magari parlare un attimino per l'ultimo sì, minuto, capito? No, vabbè, quello è il minimo, anche perché comunque sa, noi nei nostri panni, io sono semplicemente il portavoce, è brutto dire a una persona di venire a lavorare così per nulla per poi investire nel prossimo lavoro. Cioè comunque se ci saranno tante belle donne, quindi semmai se mai nel dopo serata può accontentarsi di quello, diciamo all'inizio, poi dopo sarà remunerato a dovere. Le cose da fare ce ne stanno tante, sia di mare che di montagna, insomma. Vanno bene le donne, non è un problema quello là, capito? No, dobbiamo un attimino vedere cosa. Okay. Poi naturalmente nel senso dicevo ci sono anche belle donne, quindi cioè nel senso può partecipare anche lei alla serata, non deve stare per forza in cucina, quindi. Sono disponibili. No, quello lo fanno loro. Sono disponibili. A quello ci pensano loro. Disponibilissimi. Sono molto aperti a tutto. Costano diciamo. 30 euro a volte. Io sono aperto a tutto, a me ci stanno problemi. No, ah, ok. E mi butto in sala. Perfetto, ottimo. Quello che succede, succede ciao. Poi. Quindi a lei va bene il cambio di donne. Quindi va bene, diciamo, la prima serata la paghiamo così, diciamo, viene remunerato a donne. E la Madonna, va benissimo, una salsa giusta, a me va bene. Ah, ok, benissimo. Una paga giusta, perfetto. Quante? Quante ne vuole? Due? Va bene. Due dai. Bastano? Cosa? Due bastano? Va benissimo. Perfetto, quindi. Che bene. Ok, quindi poi. Tutta la notte o un'ora sola? Cioè, nel senso, se vuole, noi diciamo, non è un'ora, nel senso, se può durare finché dura, le ragazze va bene. Poi a quanto vuoi l'essere pagato lei? No, quanto vuole essere pagato lei? Più dura e più è pagato per noi. Poi. È la Madonna, va benissimo. Vabbè, dai. Poi consiglierò questo metodo di pagamento a Fabio, eh. Ah, va benissimo, a me va più che bene. Sarà una serata indimenticabile, insomma. Sicuramente, coronerà i suoi più bei sogni, diciamo. Va bene. Ok, senta, allora le ripasso Fabio, e la sì. Saluto, la ringrazio, intanto se si butta giù qualcosa. Di una minchiata allucinante. Ok. Una cosa no. Allucinante. Arrivederci, buonanotte. Peggio di questo. Buonanotte. Vai. Allora. Oh. E non è Lorenzo. Dico, non è Lorenzo. Non è Lorenzo. A me va bene, oh, mi pagherò. Va più che bene. Va bene. Bene. Che dici? Che dico? Che a saputo le paghiamo pure noi così. Se va bene. Vabbè, ma vedete un attimino oh. Che vogliono fare questi. Senti, a me il non problema è che dicono che in mezzo ci sarà pure qualcuno un po' strano. Che ne so? La via Longoni, là vicino. La via Longoni. Però vabbè. Oh. Un po' problema, quando stai in mezzo prendi Longoni, tutto. Vabbè, dai, quando stai prendi tutto e via, dai, che te frega. Oh, va bene, dai, ci sentiamo. Ma venerdì devo venire veramente. Come? Venerdì se devo venire veramente. Sì, Lorenzo, già lui, scusa, Lorenzo, sempre vabbè, il suo Lorenzo. Ma poi ci dai, vediamo domani Lorenzo viene da New York, vediamo un attimino. Lo licenzio Lorenzo. Ma che famo? Mandiamo via Lorenzo, tanto che ci serve? O mandiamo via Lorenzo, tanto che. Venite qua. No, vabbè, se viene lui da New York vengo da là. No, no, ma andiamo via proprio. No, no, ma a questo punto lo avevamo proprio da mezzo, capito? Se lo licenzio? Che dici, se lo licenziamo? No, licenziare no, voglio licenziare, dai. C'è moglie e figlio, poraccio, dai. Giambè. Vabbè, però porca miseria, vabbè, con tutto quello che ci combina, vabbè, dai, lo sopportiamo, che dobbiamo fa? Grande Gianluca, sei in diretta, è radio, come tu sai Lorenzo ti voleva insomma castigare, lo ha fatto. Ah sì, ecco qua, voleva fare lo scherzetto. Ti sta ascoltando Lorenzo, c'è Fabio e Tony che sono
qua ciao, in diretta. Ciao carissimo, sono Tony lo scherziere, non ero il rappresentante che ti pagava a donne. Lo so che ti era piaciuta l'idea, ti aveva stuzzicato la cosa. Mi è piaciuta sì l'idea. Vabbè, comunque un nuovo metodo per farti pagare, dai, te lo consiglio. Dimmi. Te lo consiglio per farti pagare, dai, mo Fabio ci sta a pensare sopra. Ci sto pensando, sai, è un buon modo per farsi pagare quello là. Ci penserò in futuro, lo sai. Grande Gianluca, male. Meglio dei soldi, sicuramente. Ah, quelli... beh, molto meglio dei soldi, quelli... un'esperienza unica, credo, no? Tanto tu da magna ce l'hai. Ecco. Vestire, vesti con l'abito da lavoro, a quel punto. Metti di niente però. Infatti. Allora grazie Gianluca. Ciao. Grazie, ciao, vi devo salutare perché qua siamo in netto ritardo, è mezzanotte e 40 minuti. Non so se c'è il New York 777, magari in collegamento ancora.